Ciao a tutti, sono Marco della PM Copter Dev Team. Sono qui al campo di volo per testare una nuova modalità, è chiamata loiter ibrido e sarebbe in poche parole l'equivalente del blocco altitudine GPS delle famose centraline DJI o Microcopter. Dalle prime versioni del codice V3 ho subito segnalato al team di sviluppo che l'utenza segnalava, come poi ho visto subito anche io, il problema del riposizionamento del quad in modalità loiter. Cioè il loiter, che è il blocco altitudine GPS, teneva sempre molto legato il quad durante gli spostamenti. Il movimento che otteniamo spostando il quad con l'attuale loiter è molto simile allo spostamento che il quad esegue durante una navigazione a waypoint. Quindi quella sensazione di sentirlo così legato ha dato fastidio a molti utilizzatori ed è nata quindi la necessità di creare un loiter, diciamo, volabile. Bene, è ora di provare il loiter ibrido. Non eseguirò il take off in questa modalità, ma decollerò normalmente in stabilize. Ora sono a favore di vento. Valutiamo il drift del vento, cerco di tenere il quad stabile e lascio alettoni ed elevatore. Ora, questo è il drift che ho. Faccio vedere un attimo come vola il mio quad in stabilize, avere un parametro di riferimento quando provo il loiter ibrido. Ok, quindi è abbastanza reattivo, vedo molto. Bene, ora conto stabilità. Ora, in caso 50%, il riposizionamento con il loiter attuale, tutto comando a picchiare. Tutto comando a cabrare, ora siamo contro vento, però la compensazione è ottima. Il codice calcola lo spostamento rispettando la velocità che ho dichiarato nei parametri, che dovrebbe essere circa 7 metri al secondo. Ora comando su ibrido. Sempre nella stessa posizione. Provo un piccolo spostamento di picchia e di capo. Vedete che qua si inclina più, vengo verso di me. Molto più reattivo. Quasi come essere in auto, non c'è. Ok, spostamenti laterali, abbastanza veloci, destra e sinistra. Destra, lascio. Sinistra, lascio. Bene, ora provo a volare. Lascio gli stick ancora. Spostamenti laterali. Vedete com'è reattivo. Prima di essere in poca altitudine, basta. Però quando lasciamo, il quad si ferma. Avanti, controvento.
Lascio. Provo ad abbassarmi un po'. Bene, cerco di volare a questa quota. Non vi faccio vedere gli stick, tanto non è importante. Provo a volare normalmente, rimanendo in modalità ibrida. L'altezza viene rispettata abbastanza bene, considerando che c'è un vento molto forte qui. Qui è sceso leggermente, ma è ok, sono controvento. Qui ho il vento a favore, passa molto più velocemente. Non lo sto spingendo tanto, sto facendo delle correzioni abbastanza tranquille di alettoni e elevatore. Tiro. Ok, tirata stretta. Cerco di spingere sempre di più le virate per metterle in difficoltà. Ok, lascio. Bene, torno in loiter classico di APM Copter, e provo a volare in questa modalità. Tutto picchia. Vedete com'è molto più lento, no? Faccio fatica a fare un volato così e non riesco proprio a volarci. È un continuo tentennamento, vedete come sballonzola anche, proprio perché entra in gioco il codice che riguarda la navigazione automatica, quindi il quad si sposta tutto in un altro modo. È molto legato. Ricomuto nell'ibrido, piccoli spostamenti, finalmente riesco a volare. Come piace a me. Ok, è ora di atterrare, proviamo a fare uno stop con l'ibrido qua davanti, ora. Non l'ho sbagliato di tanto, considerando il dritto ho sbagliato di 2 metri. Ok, passo un stabilire e atterro. Che dire, Sandro e Giuliano hanno fatto un ottimo lavoro. C'è ancora da eseguire un piccolo debug su alcune cose da sistemare, ma direi che già così è un ottimo risultato. I miei complimenti a questi due impavidi programmatori. Spero che questa nuova modalità venga inserita nella prossima release di APM Copter. Un saluto a tutti da Marco, ciao!